Questo era, diciamo, un laghetto dove c'è una piccola sorgente, sempre stato a disposizione l'acqua sempre per l'estate. È già 20 giorni, quella pochina che c'è, il giorno evapora tutta. Anche gli animali soffrono molto la siccità. Noi siamo andati a visitare un allevamento dell'Alto Casentino nel comune di Pratovecchio Ostia e gli allevatori chiedono aiuto. In questo agriturismo ci sono 200 capi di ovini e 60 di bovini. Impossibile, ci dicono i proprietari, che l'acqua possa bastare per tutti. La sorgente non basta più per il fabbisogno degli animali. Fino ad ora abbiamo chiesto e ottenuto con le cisterne privatamente dell'acqua, sì, però penso che sia anche un costo non sostenibile per un'azienda, visto che cosa sta gravando, costo gasolio da un anno a questa parte, energia e tutto. Non solo, gli animali fuori non pascolano più, per cui diciamo vanno alimentati come se fosse inverno. Quello lì è un prato nuovo, un prato pascolo, addirittura era proprio definito prato pascolo per far pascolare pecore, in questo caso le pecore. Vede benissimo, è terra, proprio bruciato. Il sindaco di Pratovecchio Ostia, Niccolò Caleri, è intervenuto con un'ordinanza in attesa che entrino in vigore le disposizioni della Regione Toscana. Ha fatto un'ordinanza e ha detto di prendere l'acqua lì, magazzino, diciamo, del comune. La regione ci ha dato la possibilità di pompare l'acqua dall'Arno. Però niente, anche questa è un problema in più per i costi e per i tempi, perché capisce bene che qui siamo distanti dall'Arno. L'Arno penso che sia quasi asciutto, sono un po' veramente preoccupato. Mi dispiace anche per gli altri, però speriamo che l'Unione faccia la forza.